Ben ritrovati a 12 Porte, l'appuntamento con le notizie dalla chiesa di Bologna. Il santuario di San Giuseppe dei Cappuccini riprende la lunga tradizione che vuole Bologna essere la prima città ad aver dedicato una chiesa al custode del Redentore. Il cardinale Zuppi ha tenuto una catechesi. Per noi c'era Giancarlo Valentino. Il 19 marzo il cardinale Zuppi ha tenuto una catechesi su San Giuseppe nel santuario a lui dedicato in via Bellinzona a Bologna. La chiesa e il convento, da quasi 2 secoli, sono retti dai padri cappuccini. San Giuseppe ci insegna che sono le persone umili della seconda fila a portare avanti la storia, ha detto l'arcivescovo. Parlando di lui, a cui il Papa ha dedicato quest'anno la lettera apostolica Patris Corde, il cardinale ha detto anche che San Giuseppe, pur nel silenzio, è l'uomo della parola, perché tutta la sua vita trova il compimento nella parola di Dio. Come vive Giuseppe la sua vocazione di custode di Maria, di Gesù e della Chiesa? Nella costante attenzione a Dio, aperto ai suoi segni, disponibile al suo progetto, non tanto al proprio. Giuseppe è custode perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare dalla sua volontà e proprio per questo è ancora più sensibile alle persone che gli sono affidate. Sa leggere con realismo gli avvenimenti, è attento a ciò che lo circonda e sa prendere le decisioni sagge. La vocazione del custodire riguarda tutti. Dobbiamo custodire l'intero creato, come ci ha mostrato San Francesco, avere rispetto per ogni creatura e per l'ambiente. È custodire la gente, la vercura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. È nei tempi della prova, come questo, che si vedono i cristiani, ha detto ancora l'arcivescovo. Seguendo San Giuseppe siamo chiamati a testimoniare l'amore di Dio e a convertirci. Il video completo della catechesi è disponibile sul nostro canale di YouTube, 12 Porte, Bo. E sempre in occasione della festa di San Giuseppe, l'arcivescovo si è recato a Pieve di Cento, dove ha celebrato una messa solenne. Le immagini sono di Riccardo Frignani. Ancora una volta grande festa a Pieve di Cento. Venerdì scorso l'arcivescovo ha presieduto una messa nella solennità di San Giuseppe, il patrono della parrocchia, nel contesto delle celebrazioni dei venerdì del Crocifisso, un'antica tradizione molto sentita a Pieve e nei paesi vicini. La liturgia, celebrata secondo le norme di sicurezza sanitarie, ha visto anche la partecipazione delle autorità locali. In questo momento la gente ha paura, ha tanta paura e quindi sta chiusa in casa. Solo una piccola percentuale di persone hanno il coraggio di uscire, di venire, di partecipare alle funzioni. Anche se abbiamo i distanziamenti che rendono sicura la partecipazione, la paura permane. I che partecipano sono molto contenti e partecipano con grande fede. È una partecipazione difficile e limitata, ma noi speriamo che il patrono San Giuseppe ci aiuti a superare questo momento delicato e quindi ridare fiducia e speranza a tutte le famiglie. Durante la celebrazione c'è stata anche la candidatura al diaconato permanente del parrocchiano Giuseppe Taddia, capo scout che da anni esercita già il ministero del lettorato. Il suo servizio sarà ora rivolto anche a tutta la zona pastorale. E infine c'è stato anche il tempo per l'inaugurazione del nuovo organo, ultimo tassello della ricostruzione della chiesa dopo la devastazione del terremoto del 2012.
con il terremoto del 2012 l'organo che era posto nell'abside della chiesa è crollato e quindi l'abbiamo sostituito con un organo nuovo grazie a una donazione di Walter Accorsi, un parrocchiano che faceva parte della Compagnia del Santissimo, un bravo devoto che ha lasciato il suo patrimonio alla parrocchia e con la richiesta di realizzare un organo. E l'abbiamo realizzato e questa sera ci sarà la benedizione di questo strumento, un'opera d'arte davvero eccezionale, fatto dalla ditta Zanin di Udine. È un organo con 2000 canne, un'opera d'arte eccezionale nei tempi in cui ci troviamo a vivere, ma è un atto di speranza e di fiducia di tornare a celebrare la liturgia con grande solennità, perché o è celebrata così oppure non è neanche liturgia degna di onorare il nostro Salvatore. Una quarantina di parrocchie della diocesi mette a disposizione locali per i progetti DAD e dopo scuola, volti in questo tempo di pandemia ad assistere studenti in didattica a distanza e a sostenerli nell'aiuto allo studio insieme alle famiglie. I due progetti, curato dall'Ufficio Diocesano per la Pastorale Scolastica, sono stati accolti anche dall'Ufficio Scolastico Regionali e sono reperibili sul sito della diocesi. E raccolgono l'invito dei vescovi della Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna del 15 gennaio scorso. Con il progetto DAD, in collaborazione con AGESCI e Protezione Civile, 20 parrocchie in città e 18 sul territorio metropolitano offrono i propri locali per assistere gli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado che non hanno possibilità di accedere alla didattica a distanza in modo autonomo. L'Ufficio per la Pastorale Scolastica inoltre mette a disposizione un ampio elenco dei doposcuola della diocesi. Secondo gli ultimi dati di febbraio 2021, in situazione di regolarità, i doposcuola della diocesi di Bologna erano 123 e frequentati da un totale di 3.263 studenti, di cui 146 con disabilità certificata. 12 Porte curerà la trasmissione in diretta delle principali celebrazioni della Settimana Santa. Mercoledì Santo alle 18.30 avrà luogo la Messa Crismale. La Messa del Crisma è il preludio, possiamo dire così, del Triduo Pasquale, la celebrazione del Vescovo con tutti i presbiteri e con tutta la rappresentanza del popolo di Dio. Ne parliamo con Don Stefano Cugliersi, che è il direttore dell'Ufficio Liturgico. La Messa del Crisma, dunque quest'anno siamo convocati la sera di Mercoledì Santo. Esatto, e siamo ancora in un tempo di emergenza legata alla pandemia, lo sappiamo bene, e vogliamo esprimere una missionarietà di tutta la Chiesa rappresentata da questa convocazione, e in analogia con quanto abbiamo avuto la grazia di poter fare l'anno scorso, nonostante i limiti della pandemia, quando abbiamo recuperato questa messa crismale più avanti, dopo Pasqua, quando è stato possibile, anche con una rappresentanza di tutta la diocesi, non soltanto del clero. Crismale, perché si chiama così questa messa? Beh, prende il nome dall'olio più importante che viene benedetto durante questa celebrazione. È la celebrazione nella quale si rinnovano gli oli che servono per la vita sacramentale della Chiesa. L'olio più importante è senz'altro quello del crisma, mescolato a un balsamo, a un profumo, e che servirà anzitutto per il sacramento della cresima e poi anche per altri riti sacramentali della Chiesa, per accompagnare l'ordinazione dei sacerdoti, dei vescovi, per consacrare gli altari e le chiese, e quindi sarà per il battesimo dei bambini e, come segno di pienezza della grazia battesimale ricevuta, e sarà un olio quindi che accompagnerà la vita della Chiesa e che viene rinnovato per rinnovare anche l'attività con cui la Chiesa raggiunge tutti gli uomini. Accanto però all'olio crismale, che è l'olio più importante, ce ne sono altri due che sono significativi: l'olio dei malati, degli infermi,
e anche questo è essenziale per il sacramento dell'unzione degli infermi, e l'olio dei catecumeni, che accompagna il cammino di fede di coloro che devono ricevere il battesimo e che viene utilizzato nei riti di preparazione al battesimo, sia per gli adulti che per i bambini. Questa celebrazione allora rinnova annualmente questi oli per la vita sacramentale della Chiesa in tutta la diocesi. Il prossimo servizio ci porta a parlare di Ucraina, in particolare ci porta alla cittadina di Berislav nella regione di Kherson. Si tratta di una cittadina che si affaccia sul grande fiume Dnipr, nel suo ultimo tratto che lo porta a sfociare sul Mar Nero. Il Dnipr è il fiume che attraversa e taglia in due praticamente questo grandissimo paese. Siamo ai confini con la Crimea, quella terra dunque occupata dalla Russia e quindi anche molto vicini alle aree di conflitto. Si tratta di una parrocchia, la parrocchia intitolata ai Santi Fratelli Maccabei, come possiamo vedere da queste immagini, che vive certamente in condizioni di bisogno, di necessità, una piccolissima comunità greco-cattolica che è stata ricostituita dopo il periodo del comunismo dalla intraprendenza di un sacerdote, padre Alexander Bilski. È un sacerdote sposato, voi sapete che la Chiesa cattolica di rito bizantino ha anche sacerdoti sposati, e padre Alexander è stato inviato dunque in questa cittadina a ricostituire dopo il periodo del comunismo una comunità greco-cattolica. C'è tanta miseria, c'è tanta povertà, la parrocchia ha iniziato le sue attività, come stiamo vedendo in queste foto, in un vagone ferroviario che è stato un poco riadattato alle esigenze liturgiche, ma è subito anche fiorita, insieme con la preghiera, una intensa vita di carità. Padre Alexander è amico della parrocchia bolognese, viene a dare una mano nel periodo estivo e così è nato questo gemellaggio, e ne parliamo con il parroco della parrocchia bolognese degli ucraini, la parrocchia di San Michele dei Leprosetti, padre Mikhailo Boiko. Come è nata questa amicizia? Prima di venire a Bologna, noi abbiamo conosciuti con padre Alexander, perché lui ha studiato in seminario a Ternopil, dove anche io ho studiato. E quando sono venuto a Bologna, anche lui durante l'estate viene sempre per aiutare in nostra parrocchia, e anche durante questo aiuto lui rappresenta anche la parrocchia di Santi Martiri, dove lui celebra e dove lui lavora come il parroco. Durante l'estate viene a dare una mano qui a Bologna, magari per dare un periodo di ferie al parroco, e quindi si è creata questa amicizia. Ma la parrocchia Santi Fratelli Maccabei di Berislav è una parrocchia decisamente povera. Durante il periodo comunismo tutte le chiese, quasi tutte le chiese sono state distrutte, e anche la fede è stata distrutta. Poi quando la nostra chiesa è uscita dal livello di clandestinità, il nostro vescovo, il nostro patriarca, i nostri vescovi, i sacerdoti sono usciti da Galizia, da parte di questo territorio vicino a Europa, e noi siamo andati al centro di Ucraina per cercare i fedeli, anche per costruire una parrocchia, una chiesa, perché la chiesa è veramente un posto molto importante per i fedeli e anche per tutti. Lui non ha avuto niente, solo questo piccolo posto come treno da furgone, e lui ha cominciato a organizzare questa parrocchia con 10 persone. Prima i parrocchiani 10 persone. Pian piano invece la comunità è cresciuta, e grazie anche all'amicizia con la parrocchia ucraina bolognese hanno cominciato a costruire questa bella chiesa che stiamo vedendo nelle immagini, proprio secondo lo stile
ucraino, secondo lo stile bizantino, e c'è anche, mi sembra di capire, tanta collaborazione. Forse i parrocchiani stessi sono gli stessi che hanno costruito la chiesa. Sì, nostra parrocchia qui a Bologna è veramente una parrocchia con una grande amicizia molto profonda con questa parrocchia a Breslau. Don Andrea, mio predecessore, Don Andrea Szeburski, lui ha cominciato a fare un beneficio qui in parrocchia, si chiama Albero di Natale, Natale o Albero di San Nicola. Chi mette là un'offerta, questi soldi poi noi mandiamo in Ucraina a Breslau per aiutare a costruire questa chiesa. Molto bello dunque il frutto di questa amicizia, di questa collaborazione tra la parrocchia ucraina greco-cattolica di Bologna e la parrocchia dei Santi Fratelli Maccabei di Berislav. La parrocchia bolognese degli ucraini è molto sensibile ad opere di carità, ci sono anche tanti altri progetti, per esempio il sostegno ad alcuni orfanotrofi. Partono da Bologna delle bellissime coperte di lana realizzate dalle signore ucraine. L'Ucraina, lo ricordiamo, è un paese che, oltre a essere segnato come tutto il mondo dalla pandemia, sta vivendo ancora purtroppo una brutta guerra. Ci sono molti profughi interni, molti orfani, ed è dunque un paese che ha ancora tanto bisogno di aiuto. È molto bello che una comunità che è composta in gran parte da persone immigrate e quindi che hanno bisogno di lavorare sodo per mantenere se stessi e la propria famiglia, sia una comunità comunque aperta alle necessità di chi ha più bisogno. Ha avuto luogo giovedì la presentazione online della traduzione in romeno del libro Guarire le malattie del cuore del cardinale Matteo Zuppi, edito dalla Cluj University Press. L'incontro ha avuto luogo tramite la piattaforma Zoom con la partecipazione, oltre che dell'autore, del vescovo greco-cattolico di Orade a Mare, Monsignor Virgil Vercea, che ha espresso il suo apprezzamento per la traduzione. Dall'Italia, oltre al cardinale, erano collegati il professor Antonio Cacciari e padre Marinel Muresan, parroco dei greco-cattolici romeni di Bologna e coordinatore dell'iniziativa. Il cardinale Matteo Zuppi ha parlato dell'ideologia del consumismo. Il consumismo ci nuoce e ci rende persone che vivono solo di pane, consumatori. Questo consumismo ha trasformato grandemente la Chiesa e l'intera Europa. Il libro, in fondo, è una risposta a questa piaga. Il consumismo ha rubato il cuore più di ogni altra cosa e oggi la Chiesa soffre di più a causa di questa ideologia. Nella prefazione del volume, padre Marinel Muresan, parroco greco-cattolico della parrocchia Santa Croce dei Romeni a Bologna, ha ricordato due sposi romeni, Alexandra e Cosmin, che furono ospitati dalla parrocchia bolognese per un periodo di cure impegnative di Alexandra e che trovarono in biblioteca il testo del cardinale Zuppi. Chiesero che fosse tradotto nella loro lingua perché poteva essere un grande sostegno per chi, come Alexandra, stava soffrendo una malattia inguaribile. Fu proprio Alexandra a iniziare la traduzione fino alla sua morte. Il webinar si è concluso con l'esecuzione di un canto quaresimale da parte della corale Annunciazione nella cattedrale San Nicola di Orade a Mare. Una pregevole iniziativa editoriale ha portato alla pubblicazione di un CD contenente brani inediti di musica sacra del barocco bolognese, proveniente dagli archivi della Cattedrale di San Pietro. Solennità e musica per il capitolo della Cattedrale di San Pietro. L'ensemble musicale bolognese San Pietro ha inciso per Urania Records una raccolta di brani di musica sacra inedita proveniente dall'archivio musicale della Cattedrale Metropolitana di Bologna. Un viaggio musicale attraverso i principali appuntamenti sacri della città bolognese, dal Natale alla Pentecoste, passando per la Solennità di San Petronio. Autori noti e meno noti come Giacomo Antonio Perti e Giovanni Battista Martini e quanti operarono nella cappella musicale della cattedrale, che spesso fu trampolino di lancio per la più nota cappella musicale di San Petronio.
Le musiche sono state tutte tratte dal fondo musicale del capitolo metropolitano di San Pietro, oggi custodito nell'Archivio Generale Arcivescovile, una raccolta di manoscritti musicali che conserva praticamente intatte tutte le partiture in uso nella cattedrale felsinea dall'inizio del XVIII secolo alla fine del secolo successivo. Nel CD viene anche proposta la ricostruzione di una messa completa come doveva essere eseguita in cattedrale in un giorno di festa, in particolare per la festa di San Petronio. L'opera inedita è di Ferdinando Bertoni, che fu attratto a Bologna dalla presenza di padre Martini, grande maestro di numerosi musicisti, e poi divenne maestro di cappella nella Basilica di San Marco a Venezia. Siamo in collegamento con Don Giuseppe Salicini, che è parroco di Calderino, di Monte San Giovanni, anche moderatore della zona pastorale. Don Giuseppe soprattutto è passato attraverso la morsa del Covid che lo ha colpito pesantemente. Partiamo proprio dall'inizio, Don Giuseppe. Come è cominciato il tuo approccio con questo maledetto virus? È cominciato in dicembre. In maniera sorprendente, se qualche sintomo fosse c'era, ma non avevo dato importanza che fosse un sintomo legato al Covid. E poi dal 19 dicembre invece sono entrato proprio in terapia intensiva al Maggiore, è stato al Maggiore, e lì si è manifestato tutta la violenza di questo male, insomma, di questo Covid, che per il primo mese mi ha... sono stato cosciente, perché non ricordo niente assolutamente, né di visite di dottori che mi erano addosso a farmi qualcosa, a curarmi, di medici, infermieri. Poi dopo gli altri due mesi li ho vissuti invece in ospedale, e quelli sono stati più coscienti, belli duri, perché insomma... sono lunghi i mesi della sofferenza, sono sempre troppo lunghi, e quindi ho fatto quasi tre mesi di ospedale, perché alla fine poi sono tornato a casa dal Toniolo. L'ultima tappa che ho fatto il 13 di marzo, quindi dal 19 dicembre si passa al 13 di marzo, quindi tre mesi, quindi ho vissuto la fatica della sofferenza, quando diciamo... E parliamo della sofferenza anche come sacerdoti, dico, bisogna essere molto cauti e dirlo con molto sommessamente, perché la sofferenza è una prova, sei solo, sei lì, ti sembra tanto lungo, tanto difficile, ti mette alla prova anche la tua fede, che dici, devo confidare nel Signore, mettere tutto nelle sue mani. In quel momento non è molto facile, ecco, fare questo, e a volte senti più il peso di questi giorni che vanno, di queste, migliorerò, starò qui ancora, quanto starò qui, quali altre problematiche ci sono arrivate addosso oltre al Covid, una serie di pensieri che ti mettono lì nella tua realtà di solitudine. Un tempo tanto lungo di isolamento anche. Sì, di isolamento, si sente di essere soli e di avere tanto tempo. E la cosa che pian piano è andata invece in un senso più aperto, più sereno per me, è stato quando ho cominciato a dire, potete anche telefonarmi, chiamarmi prima. Naturalmente anche mia sorella giustamente mi ha dato le indicazioni, non affaticarlo, perché anche non avevo neanche la voce, non avevo, avevo queste, la cannula aveva un po' tolto, aveva spostato un po' tutte le cose delle corde vocali, non so cosa, che meccanismi ci siano, tanto che non avevo voce, non riuscivo a comunicare. Quindi dopo che ho cominciato a comunicare, così a vedere, ho chiesto che potete chiamarmi, perché mi date sollievo, chiamarmi, passo un po' di tempo a ascoltare voi. Non l'avessi mai detto, è partita una serie di telefonate, lì ho visto proprio la grazia della comunità, che adesso dopo sottolineo, anzi ne approfitto per sottolinearlo subito, cioè questa malattia come è stata vissuta, cioè la gente
Mia sorella, quando ha saputo di questo, ha mobilitato un po', ha detto: cosa ci rimanda a fare? Se non affidarci al Signore, pregare, e un po' ha smosso un po' le comunità sia anche di Granarolo stesso, dove lei sta. Sto parlando di mia sorella, dove sono adesso ospitato per la convalescenza, e poi Monte San Giovanni e Calderino, che veramente si sono messi veramente in una preghiera intensissima e meravigliosa. Anzi, molti hanno detto anche che ha unito le comunità, insomma, questa preghiera molto di più di qualsiasi altra iniziativa che si potesse fare. Sono tutte situazioni che generano sicuramente ansia da un punto di vista psicologico, ma forse sono anche di più una prova spirituale, una prova proprio per la fede. Sì, sicuramente parlo anche per la fede, per dire, cioè, tutte le invocazioni al Signore, dire, il Signore ci avvicina nella sofferenza, nella tribolazione, Lui non ci abbandona mai, cose a cui noi crediamo fermamente, è che Lui è presente dentro alla nostra sofferenza, anzi per primo Lui l'ha portata, l'abbiamo nella mente, ma forse più nella mente che nel cuore, quando soffri. E allora questo pensiero ci vuole veramente una purificazione spirituale per entrare dentro a questa dimensione di affidamento. Ti affido, Signore, questa sofferenza. Sto vivendo il ministero nella sofferenza. Pochissime volte mi è venuto in mente di dire: adesso sto vivendo il mio ministero. Non sono in vacanza. Il mio ministero è dentro questa sofferenza. Ma mi è venuto più in mente dopo, forse, che nel momento stesso, offrendo quello che è stato il mio percorso, che non avrei mai immaginato, perché mi ritenevo sempre un colosso, uno che non è mai stato in ospedale in vita, mai stato, ma adesso ho fatto anche gli straordinari, perché 3 mesi li ho fatti. Però è questo di capire che forse questo è consolante, sapere che vivi il tuo ministero lì, Giuseppe, ecco. ti ringrazio molto perché ci hai mostrato in fondo che questa malattia, che la malattia, la sofferenza è anche un cammino, non si esce uguali a prima, si può uscire anche meglio di prima da un punto di vista spirituale, se non fisico, che è quello che conta. E poi di fatto ci hai anche detto che si può essere preti, ma credo che questo discorso vale per tutti, diciamo sia cristiani, nonostante le cose che capitano, ma dentro le cose che capitano. E questa è molto bello perché è stata una conquista per te, non un'affermazione così semplicemente proclamata dal pulpito. Sì. Grazie Basta. Don Giuseppe, buona Pasqua, buona Buona Pasqua. Pasqua, grazie. A me non resta altro che salutarvi, vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale di YouTube 12 Porte Bo, dove potete trovare tutto il nostro archivio ed essere avvisati dei nostri nuovi servizi. Allora arrivederci a tutti, alla prossima settimana.